l'energia in una pianta scorre dalla pianta, dalla foglia verso il centro, perché ovviamente e appoggiandola l'uomo nella mano sinistra, perché entra a sinistra l'energia nell'uomo, la donna sulla mano destra in entrata vuol dire dalla punta della foglia verso il gambo, già vi dico che agisce, blocca istantaneamente il raffreddore allergico. Poi la cura del raffreddore allergico è più complessa, perché no? Però lì per lì fa da antistaminico naturale. Basta appoggiarlo in questa mano? Sì, può ripetere così. Sì, praticamente. Sarà l'effetto placebo? Non è il dorso, è la pagina. È l'effetto placebo. Ah sì, il dorso sopra in alto, sì. E scusa, così. Esatto, però tu nella destra, la donna nella destra. La sinistra. Sono allergico, però la donna nella destra. La donna nella destra. Abbiamo delle energie complementari. Quindi girate al contrario. Cioè, se io sono uomo lo metto qui sulla mano sinistra, tu sei donna nella destra, così. La pagina è uguale. La pagina è uguale. No, non è uguale. È uguale per uomo e donna, ma non è uguale. Ah, deve sempre essere così. Io ho finito. Era solo fitoterapia, l'ho vista, è la mia, una delle mie. Aspetta, mi spostati. Ma su vale solo con questo tipo di erba? Questa sì, è una questa è la piantaggine, orecchie di lepre, plantago lanciolato. È commestibile. È buona. Calda però, si mangia? È più, si usa prevalentemente cotta nelle erbe miste. Ah, okay. Però può essere, se le foglie sono giovani, può essere usata anche prima. Oppure quello che diceva prima. Oppure il getto, adesso vediamo se ne troviamo qualcuno. Ci stanno i getti giovani, quelli che poi diventano lunghi lunghi con l'infiorescenza su in cima. Che più o meno è simile a questa. Sì, però quella non è quella. No, però ancora non c'è più. No, è presto, come no, stagione, è quest'anno è in ritardo. Non sarebbe presto, è che siccome stanno sfalciando, chiaramente rinasce la riformazione delle ha avuto un ritardo, quindi sta ricominciando. E quello si può usare come gli asparagi, però deve essere appunto ancora appena iniziato, quindi al di sotto dei 8-10 cm di lunghezza, quello che sarà il getto fiorale. E di piante qui da utilizzare ce ne sono diverse, non, insomma, per esempio c'è una che qui diamo poca attenzione, ma la carota. Ah, quella che è commestibile. Era la vecchia carota. Ah, la carota selvatica, sì, sì. Sì, sì. Daucus. Sicuro per la carota, prof? Ecco, siccome le ombrellifere si possono facilmente confondere, un'attenzione che va posta appunto, basta sentire il profumo e della carota, si può usare, adesso non è venuto su la radice ingrossata, però si può usare sia la carota come la radice che le foglie basali. Per essere sicuri, sì. Per essere sicuri però bisogna sentire il profumo. Mi fatelo girare. Perché se no? Perché si può confondere con altre ombrellifere che non sempre. La cicuta forse è la meno frequente, però. Professore, può essere la Barbarea vulgaris quella? No, no. Barbarea no. No, quello è un ceneggio. Ma mi faccia capire, questa è la cicuta? No, questa è la carota. Ah, la carota. Può essere confusa con un'altra ombrellifera, tra le quali c'è quella, diciamo, da non scambiare, che è la cicuta. Però, appunto, per evitare questo, basta sentire il profumo della carota. Questo è un altro elemento. Una caratteristica importante di un ambiente come questo è il fatto che appunto, e che insomma ci collega un po' con la giornata, è che noi spesso pensiamo appunto a tante alternative di come gestire gli ambienti erbosi, magari il prato sotto casa, quello del giardino o il giardino pubblico o le strade, come il caso delle strade pubbliche. Un ambiente come questo, questo diciamo, io potrei, si può datare, cioè si può capire da quanto tempo è ambiente erboso e da quanto tempo viene sfalciato e mantenuto in questo modo. Perché appunto ogni volta che si sfalcia praticamente si eliminano le piante annuali, cioè quelle che crescono al margine dei campi coltivati, le avene, sono tantissime specie appunto annuali, alcune anche per noi interessanti, ad esempio c'è quelle che noi chiamiamo speragne, lo sprane, che
che sono una, è una pianta annuale, quindi viene in qualche modo favorita, lo si trova prevalentemente proprio intorno ai terreni coltivati e ce li troviamo finché appunto c'è qualcuno che coltiva il campo. Nel momento in cui non c'è più lavorazioni tende a scomparire. E così tante altre piante annuali, mentre invece le piante perenni praticamente sono state nei secoli, nei millenni favorite, sono legate all'antico uso del pascolo, quindi sono questi ambienti qua sono l'espressione attuale degli antichi pascoli, cioè di quelle formazioni vegetali che avevano secondarie, perché era il bosco che veniva tagliato per farne un campo coltivato o una prateria e poi si continuava a utilizzarla appunto mandando gli animali al pascolo che tenevano pulito e mantenevano questa struttura, quindi brucando e mangiano tutte quelle erbe che hanno uno sviluppo poco in altezza e più in orizzontale e tendono quindi a coprire uniformemente il terreno, sono perenni e hanno un grande pregio, cioè quello di rendere il terreno molto diversificato, quindi con tantissime specie che convivono, coprono uniformemente il terreno e ci permettono a noi di avere un paesaggio gradevole e una fonte alimentare per gli animali per alimentarli. E questo naturalmente è un prato che non so se viene utilizzato, è il vostro questo? No, questo è verde pubblico che lo questo è verde pubblico, quindi viene noi, semplicemente sfalciato e basta, per essere utilizzato come prato. Sì, sì, va bene. Quindi questa è una formazione moderna appunto di un prato che ha perso sia la finalità produttiva dal punto di vista zootecnico sia quella per il fieno come potrebbe certo. essere in un'azienda che coltiva. Però appunto mantiene tutta la memoria ecologica, cioè praticamente è una selezione di piante perenni che di anno in anno si arricchiscono perché ci sono piccoli spazi che man mano che questa struttura diventa sempre più antica, sempre più stabile e sempre più ricca di specie, perché poi sono gli uccelli lasciando le deiezioni, le formiche spostando i semi, quindi sono tante modalità con cui si spostano i semi e poi è lo sfalcio, in questo caso nostro sfalcio, che può essere fatto più volte durante l'anno, che se seleziona dipende anche dal terreno e dal clima. Naturalmente i tipi di praterie sono tantissimi. Io nelle zone tropicali c'è una prateria che è fatta esclusivamente di graminacee, nessun altro. No, le nostre praterie sono prevalentemente miste, cioè quindi come in questo caso ci sono leguminose come quella veccia che c'è in mano, una vicia. E infatti vede c'è il baccello. E c'è il baccello. E ci sono tantissime graminacee, ma ci sono, avete visto i fiori, si vedono i fiori dei ranuncoli, quelli gialli. Sì. Velenosi. Tossici. Sì. Poi tossici. Solo quando sono... Scusa. Questi invece non è come fin quanto non sono falciati. Perché una volta è commestibile questa? No. Vabbè. Sì, la vicia ci sono delle varietà che sono... Ecco. C'è la vicia Ervilia, che è stata una varietà selezionata per i granelli più, commestibili e gradevoli. E quindi il mociarino per esempio è una varietà appunto selezionata di queste. Professore, un cittadino che ha visto solo marciapiedi e cemento e asfalto, dove può informarsi per conoscere come è fatto un prato vero? C'è siti o pubblicazioni? Beh, adesso di pubblicazioni cominciano a starcene abbastanza, purtroppo abbiamo ancora un tributo da pagare un po' a questa visione un po' culturale centrica del nostro paesaggio, per cui noi pensiamo che il massimo del verde sia un giardino all'italiana, cioè un giardino dove tutto si esprime meno che la natura, si esprime l'idea del progettista, il fatto che ci siano delle piante geometricamente disposte, che hanno quel tipo di fioritura, quel tipo di aspetto che noi vogliamo e non è un'espressione naturale. Dovremo un po' prepararci anche ad avere un'attenzione perché appunto
anche dal punto di vista economico non possiamo più permetterci i giardini all'italiana, e dal punto di vista culturale sicuramente è anche un vantaggio, non è una sofferenza, non è una limitazione, perché appunto in un prato come questo si esprime la ricchezza e la naturalità di un ambiente. Una pianta che qui voi forse non gli date troppo in più. Però vedete che ce n'è tanta in giro? Sì. Ecco, questa è una canna. Una canna. Sì. È una canna. È la Phragmites australis. È una canna che appunto ha necessità di terreno fresco, umido. Quindi il fatto che in una zona così, vedete, nelle zone più basse, sia questa così abbondante, ci dice che quelle sono le zone più umide. Cioè, intanto che è un terreno relativamente umido. E la presenza della canna ci dice quali sono gli ambienti più umidi, per cui se io dovessi, in questo caso è un'area verde quindi non ha questa finalità, ma fosse un'azienda e dovessi scegliere il terreno dove andare a lavorare, se devo fare una coltivazione che ha bisogno di parecchia acqua scelgo quell'area lì, se devo scegliere una zona invece più asciutta vado dove non c'è la canna. Gran Turco, girasole, ecco, questo è un esempio banale, per capire come se noi lasciamo, ma è lo stesso che vale che per noi, cioè quando noi facciamo gli educatori non dobbiamo forzare una persona a raggiungere un obiettivo che diciamo noi, dobbiamo aiutarlo a crescere ma a trovare lo suo sviluppo, e per far questo non possiamo, quindi bisogna trovare un equilibrio tra il dare l'indirizzo e il aiutare a far emergere le sue naturalità. E così vale anche per la natura, quindi se noi riusciamo a fare in modo che gli ambienti naturali possano esprimere più maggiormente un livello di naturalità più alto anche in città, quindi anche in un ambiente urbano, ne abbiamo beneficio perché spendiamo meno per mantenerli. Ci sono cenosi vegetali, animali più ricche che a loro volta consentono un controllo anche degli altri, quindi per esempio non abbiamo le infestazioni di zanzare, abbiamo tutta una serie di controlli svolti gratuitamente dalle piante anziché dover fare continuamente insetticidi, e quindi una gestione antropica, forzata, artificiale, che è più costosa, molto meno efficiente e probabilmente non sostenibile. Vi faccio da assistente. Grazie. Poi questa è il trifoglio. Raccomando questa. È commestibile? No, perché qualcuno lo sa. Quello è un trifoglio. Trifoglio repens. Per gli animali è più utile. Neanche il fiore. L'erba del gallium. Non so se sia uno dei galli. È questa. Questo è gallium album. Ah, quello bianco. Fa bianco. Bianco. Non quello giallo. Quello giallo. Quello giallo è quello che si usa per tagliare. Però gli somiglia. Sì, è la stessa famiglia. È lo stesso genere. No, non lo sapevo. Questo sì. Sono due uguali. Questo è il romice, una delle piante che chi vuole il praticello all'inglese odia e vorrebbe. Ci sono tutta una serie di attrezzi per eliminare questa pianta. Però una foglia di questa nel minestrone, non tanta, un paio di foglie di questa, dà un tocco di freschezza che se non c'è si sente. Sono un paio di foglie, questa. Davvero, sì. Tanta di questa fa male. Sì, che cosa fa? Sì, no, assolutamente male. Cioè. Però un no, po'. Beh, per i malati. Problemi renali. Non ne può fare abuso, che poi comunque se è solo questa sì, però se è mescolata con altre piante. Un paio di foglie nel mestrone, sentite la differenza. Allora, questa è Gallium album, una rubiacea, appartiene a un genere che un tempo e ancora oggi qualcuno usa, che questa fa i fiori bianchi, e l'altra invece è meno espansiva, cioè cresce meno, però forma dei fusti, delle infiorescenze gialle. Sì. È commestibile nel senso, cioè non è che si mangia, cioè serve per far tagliare il latte. Cosa con il gallium? Allora, le cime apicali di questa pianta raccolte quando sono queste piante. Io sono etnobotanico, vero professore? Sì, mi garantisce? Posso garantire. Allora, se sono chiuse, ancora che non sono. Ecco, che non sono molto aperte. Possono essere usate al pari degli asparagi, di tutti i germogli. Quando sono chiuse? Lessati. Per le frittate sono una delizia, così tanto quanto questa. Prego, si picca un pochino. Questi sono gli stommelli.
È una pianta che sta che è infestante un po' dei campi. Prego, coltivati. Il nome botanico, professore. È Circium vulgare. Ecco, il Circium quando viene fuori. Arvensis. Arvensis, quello che è dei prati, per dire. Che non ha ancora le spine. E quando ancora non è spinosetto. Le raccogliete le foglioline, poi le lessate, poi ci fate la frettatina, poi telefonatemi e ringraziatemi. Dottore, funziona. Scusi. Vogliamo il numero di telefono. 0721 78 55 90. Giochiamo all'otto. Poi sempre Graziella ha raccolto questa labiata. Questa però bisogna, adesso non ce ne abbiamo tante, però bisognerebbe sentire l'odore perché appunto. Ma non è la minestra. Sì, io lo so, ma lo voglio far girare. Lo so, ma l'odore si sente. Posso raccontare che odore c'ha, ma se uno lo sente. Ma lo sento. Appunto, però c'è il rischio che dopo ce la rimane. Non si può fare una foto intanto così. No, la melissa ha un odore di. Strofinate, strofinate. La stessa famiglia comunque della melissa. Questa è la melissa romana. La melissa. Che fa fiorellini la viola. Sì, giù sotto da me ce n'è tanta. Questa sì, dove c'è tende a essere molto abbondante. È la famosa melissa che si usa nelle tisane. Un po' di limone. Sì, tisane questa. Questa può essere usata per tisane, per fare i ciambelloni al sapore, poi. Il resto lo dico io, ma Letizia, sì. Letizia. C'hai un assistente che. Ma hai tradito, c'hai un assistente che. Beh, insomma, adesso. Lo scherzo, dai. Ci puoi dire qualche altra utilizzazione? Di cosa? È una labiata, sì. No, di solito le labiate, per il gusto particolare, il mal di gola. Esaltano in modo le zuppe vegetali, che a un certo punto quando si fanno con queste piante da sapore un po' particolare, come il romice, come anche quello, come il lamium purpureum o quello album, o maculatum, tutte queste specie di piante. Vengono fuori e hanno, io l'ho sperimentato tutto, e prendono un sapore sorprendente, ma te guarda uno dice basta per variare un gusto e dargli un che di esotico, quasi orientaleggiante, se poi ci mettete, quando avete fatto, avete un macinino e dentro ci avete messo semi di nigella, un chiodo di garofalo, un pochino di, e girate così, vi viene fuori un sapore che uno dice ma che diavolo è sta roba qui, veramente straordinario, cioè, dicevo che questi sapori così strani che normalmente sono abbastanza repellenti a sentire così come abbiamo sentito adesso. Beh no, repellente no. Repellente no, però non forte, è invitante. È un odore forte. Non mettete nelle zuppe di verdure come faccio io. Io tutto sperimentato e poi scrivo tutto. Ma la miccia poi fa dei baccelli che producono anche una specie di farina? Sì, tranquillamente. Che c'è? Un vecchio proverbio. Il seme di nigella. La garistia pane di miccia. Si cava un olio. Ci si faceva anche del insieme dei poeti, dei filosofi, dei poeti, della pianta, sì, sono c'ha un odore, un profumo, mezzo centimetro di diavolo. Dei più però sono abbastanza sapibili e ci sono delle varietà che sono state proprio selezionate per l'uso alimentare, quindi si usano come i fagioli. Adesso sta ancora spiegando, non c'è ancora, è quel bellissimo fiore che si trova in campagna, Fabio. Volevo dire che mi disse. C'è un fiore meraviglioso, fatto con tante calpestiamo come le pelle, ma è tutto. Appunto, è un fiore celeste, bianco, con tanti fiori. C'ha i petali celesti, poi c'ha tutta una serie di bratte molto sottili. Che formano una sorta di rete basale. Se andate in campagna, è annuale, è così alta. Gli occhi della Madonna? Non credo. No, gli occhi della Madonna, un'altra cosa. Ho capito però, mi sa qual è. No, è perché il fiore è abbastanza vistoso e anche il frutto diventa un po' una capsula rigonfia. Una capsula comunque sembra un po' quella del papavero doppio, no? Per dire, un po' più piccolo. Ho capito. Però se non state attenti e non la raccogliete nel momento giusto, questa per dispetto, come succede a casa mia, mi apre le cose sempre meglio. Prima che arrivo io, trovo tutto aperto e dopo raccogliere i semi è difficile, ma quando raccogliete i semi, ragazze mie, ditemi cos'è un profumo, è vero? Un profumo così delicato. Intanto anticamente anche qui da noi, basta guardare tutta la letteratura gastronomica del 3, 4, 500, ci facevano i panni, vedevano i dolci. Ma poi oggi solo che così non ci muoviamo molto, dunque sfruttiamo per una come nazione.
argento, semi di coriandolo, semi di finocchio selvatico, un chiodo di garofano e mi scuoto su tutti i pezzi. Bombe di semi. In questo momento il professor Fabio Taffetani sta mostrando ai partecipanti al convegno quali sono le varie specie di erbe, di pianticelle che nascono nei nostri prati e per ognuna di queste c'è una qualità particolare che è tutta da scoprire. Quindi riteniamo che sia stata comunque sia un'esperienza molto interessante venire a questo convegno. Saliamo perché poi in realtà devi tornare la speranza c'è insieme al coordinamento nord-est e a tutti gli altri che vorranno ci faremo promotori di questa raccolta, sarà trasparente, chiederemo a dei tecnici di computer di permettere se possibile che ogni versamento anche di 2 euro compaia in diretta sul PC con il nome, il totale eccetera, cercheremo di chiedere ai tecnici questo, ma per noi è un atto di onore, mi taglierei un braccio prima di prendere un euro da quella raccolta. Quindi prendiamo un impegno morale, siamo il primo nucleo e rappresentiamo tanta gente. Siamo in grado a catena di entrare in contatto con tutta Italia. Glielo vogliamo permettere? Per il suo popolo. Sì. Andiamo a seminare i fiori? Della guerriglia faremo una semina, potete farla anche sul prato di casa vostra, basta tenere la pallina di argilla umida e un centimetro sotto terra. Ci riprendono anche i videotape così poi ci ricattano da grandi. Di qua, Bruno ci guida? No. Germina, se no no. Io non volevo violentare niente. Non volevo dire niente. Questo, però. No, ma purtroppo è che è una discussione che dovremmo fare, che è la differenza tra il fatto di mettere una pianta dove voglio io o che cresca dove vuole lei. La differenza è tutta qua. Quindi il fatto di lanciare questa pallina e di sperare che poi il seme trovi le condizioni ottimali perché chiaramente è un fatto casuale, qualche pallina cadrà in un punto adatto, qualcuna no.
però siccome intanto ci sono più semi all'interno, ne abbiamo messo una decina di semi diversi, quindi oltre a caomilla che è un annuale ma che sta scomparendo dai margini dei campi proprio per l'uso scontirato del diserbo, sono piante invece degli ambienti erbosi, quindi il falasco, il bromus erectus, sono i brometi, sono tutte piante che si trovano, la salvia dei prati, tutte piante che costituiscono questi ambienti erbosi che tra l'altro per noi molto interessanti, molto ricchi di piante di nostro interesse, che però appunto possono trovare o no casualmente il luogo dove germinare. Sono una decina di semi in ogni pallina e quindi tra quelli può darsi uno o due germineranno e poi nella combinazione se la pallina cade nel punto dove il seme in qualche modo trova le condizioni adatte. Però la differenza logica sta nel fatto che qui è il seme che sceglie di germinare. Non siamo noi che diciamo devi germinare in un punto piuttosto che no. Anche se io gli parlo, gli dico dove vuoi andare? No, io ci avrei parlato, guarda. Io preferisco, creatura, fai in modo che vada tutto bene, eh? Ce l'abbiamo tutti le gomme. Sì. Ce n'è una? No, no. Chi è che dà il via? Siamo pronti? Posto della là che te posso prendere? Ma va sbattuta con forza. Andiamo giù giù. Ma va sbattuta con forza, ma gettata con forza. No, sul grano, perché quello... Ma una, fammela lanciare, dai, ecco. Dove va? Ecco, sei fermata lì, mi piace. Perché io l'ho detto, non venire a valle, eh. Perché... Vai! Bene, bene. Lancio! Troppo in su quello! I cartelli li vogliamo lasciare qua, i cartelli? Li lasciamo qua? O no? L'anno prossimo saremo qui. Adesso dove andiamo? Giù? Sì. Allora portiamo giù. No, ma è bello lasciare nel punto. Ma se le lasciamo qua? Ah, è scopo dimostrativo. Qui è stata fatta la, il bombardo. È una bellezza, nascerà per tutto. Allora, se volete, vi dispiace tutti lì, facciamo una foto, un ricordo? Sì, sì. Bene, tutti, tutti da quella parte. Non pistare in te la mia pallina, la dico prima, eh. Ah, ah. Non è più la tua pallina, l'hai già data. No, no, io vengo su e... Se ti vistiamo le palline, ti faranno male. Una cosa tipo terza C. Sotto l'albero oppure... Non ho capito. Quelli bassi davanti, quelli alti dietro. Allora lei qua. Salve, sono Carlo Cadarelli dell'Associazione Consumatori Acumarche e mi trovo qui a Piticchio d'Arcevia con Graziella Picchi, che è un'esperta botanica di erbe, alla quale chiediamo un po' di darci dei consigli su quali sono le erbe migliori da raccogliere, su qual è la sua esperienza in questi anni e se ci può dire come si individuano determinate erbe nei prati o nei nostri giardini. Che ci può dire, dottoressa? Certo, le domande che lei mi ha fatto sono così tante, ci vorrebbe una vita per rispondere a tutte. Comunque possiamo dire, in linea di massima, che chi vuole fruire di questo meraviglioso dono della natura, cioè le erbe spontanee, è giusto che curi il campo o il praticello o l'orticello davanti a casa o quello che ha in campagna o quello che vuole, cercando di rimpiazzare anno per anno le specie che vengono consumate, quindi riseminare tutte le erbe possibili e immaginabili che vengono tranquillamente in tutti i prati che sono oggetto di cura da parte dell'uomo. E allora ogni anno troveremo primavera, in inverno troveremo le radici, a primavera troveremo i germogli, le foglie fresche, le rosette basali, alla fine primavera troveremo dei fiori che sono altrettanto deliziosi se usati in cucina con intelligenza e con sapere, ovviamente non ci si improvvisa perché tra i fiori si nascondono anche dei pericoli, se sono velenosi chiaramente il fiore non è consigliabile, ma questo più o meno lo sanno tutti. Ecco, oltre questo cosa vogliamo dire? Quali sono le cose da evitare per la cura dei nostri giardini? No, da evitare, se ci riferiamo al momento del consumo, tutte le piante di cui non siamo sicuri, meglio lasciarle stare, meglio rinunciare a un buon sapore piuttosto che correre il rischio di mettere in bocca un sapore che poi potrebbe risultare tossico. Altrimenti se uno insomma
in casa tutti abbiamo una nonna, una zia o un qualcuno che ha la memoria delle erbe selvatiche, allora fidarci a loro che non sbagliano mai. Per le nuove generazioni che di nonne non ce ne hanno oppure hanno le famiglie separate, lei consiglia un qualche sito particolare, una qualche pubblicazione che lei conosce dove il cittadino può informarsi? Sì, 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 si conoscono, uno può dare, basta andare su internet, mettere erbe selvatiche o erbe spontanee, vengono giù, viene giù una marea di immagini che possiamo benissimo visuare per poi trarne tutto quello che vogliamo. Però in linea di massima è molto difficile trasmettere una conoscenza come questa attraverso le immagini che ci sono su internet, perché sono tante e se non c'è un minimo di esperienza, un minimo di conoscenza, è difficile distinguere il giusto dallo sbagliato. Per coloro che non hanno né campi né giardini, ma solo un piccolo terrazzo nella città, quali sono le erbe che lei consiglia di coltivare? Guarda, mi viene in mente l'esperienza che fanno per tradizione negli Stati Uniti, mi pare nell'Oregon, non vorrei sbagliare, tengono in casa come pianta d'emergenza dei vasi dove viene coltivata l'erba stella o la stellaria media, conosciuta con il nome popolare di erba gallinella perché piace molto ai polli, che è un'erba buonissima, buonissima, tra l'altro una delle poche erbe che alcalinizzano il sangue. Ecco, quella per esempio nasce spontanea perché nasce dappertutto, la vediamo, la calpestiamo persino dentro le città perché tra un ciottolato e un altro nascono tranquillamente, ma insomma ci sono, oltre quella ce ne sono tantissime altre, insomma toccherebbe un attimo mettersi lì e dire guardate, se vi piacciono le cicorie metteteci le cicorie, se vi piace un'altra erba mettete qualsiasi erba in un vaso, viene come i fiori, vengono sia in giardino, in terra normale che in qualsiasi caso. Se qualcuno volesse contattarla, lei ha un suo sito? Io non ho siti perché normalmente preferisco il rapporto diretto, una telefonata, c'ho ovviamente la mia posta elettronica, che chiunque mi può contattare, altrimenti... Qual è la sua posta elettronica, se la possiamo dire? picchigraziella@gmail.com, facilissima, e chiunque mi vuole contattare mi chiami in qualsiasi numero di telefono, sia mobile che fisso che ho. Lo vogliamo dire anche quello? Se no. Vuole. Ma sì, è 0721 78 5590, preferisco il telefono fisso al telefono mobile. Grazie mille e in bocca al lupo. Che crepi. Aspetta, facciamo il reporter, è pronto? No. La seconda parte prevede come inizio una cosa bellina, importante. Dobbiamo premiare un agricoltore del luogo che ha fermato la provincia, gli ha detto no, tu qui non ci dai, la taglio io l'erba, non ci dai il disseccante. E quindi io chiamerei qui Dante Balducci, prego, che è lui che ha fermato la provincia e così ha salvato un pezzo di strada. Salve a tutti. Sì, ho iniziato l'anno scorso mettendo cartelli lungo la strada, ma forse hanno fatto finta di non vederli. E sono corso, l'ho fermati dicendo no, ma ti prendi le tue responsabilità? Sì, mi prendo le mie responsabilità. Se succede qualcosa perché l'erba, non succede niente, perché l'erba me la taglio io. Quindi, ecco. E quest'anno girando per le strade vedevo già questi mostri che andavano in giro, che spruzzavano, dico al tempo, ogni 2 metri ho messo un cartello, dico comunque quest'anno non mi dite che non li vedete perché insomma è impossibile, e l'hanno visti, non me l'hanno dato, però io mi pulisco come giusto che sia le mie scarpate lungo le strade. Credo che sia giusto che lo faccio tutti gli agricoltori, ognuno si deve pulire il suo pezzo di scarpata lungo la strada, questo per fermare secondo me comuni, province che continuano per ragioni, loro dicono, di sicurezza, di costi, sì vabbè, sì, purtroppo loro ci dicono questo. Però credo che sia giusto che sia così. Mi dispiace che ogni volta che c'è qualche incontro come questo oggi organizzato da... siamo sempre le solite facce, mancano sempre quegli agricoltori che fanno quelle grandi colture che poi ti mandano lì il dirigente perché tu non devi avere, devi abbattere nel tuo orto quello e quell'altro.
purtroppo siamo sempre di noi, però non ci arrendiamo, andiamo avanti e ringrazio per il premio, ma insomma non ho fatto niente, ho fatto semplicemente quello che dovremmo fare tutti, insomma, ecco, tutto qua. Scusate, ma io non so parlare al pubblico, quindi questo... grazie di nuovo. Dunque, questa sera nel pomeriggio, innanzitutto volevo, per chi non c'era stamattina, presentarvi il sindaco di Malosco, che magari ha fatto l'intervento questa mattina, però se ci scappa, no, qualcuno che vuol fare delle domande, che è un comune che ha fatto una delibera per bloccare l'abuso di diserbanti e disseccanti, quindi magari vedo delle facce che stamattina non c'erano, quindi se uno vuole... Paolo, vieni tra noi. Tu sei uno dei relatori, vieni qua. Ma in che momento ti si fa la domanda a lui? Ma nel dibattito, diciamo, non so, penso. Adesso prima facciamo le relazioni, poi eventualmente se ci viene fuori del tempo... Paolo, vieni qua, dai. Tra noi. Loris, dov'è? Loris, che fai? E nel pomeriggio, comunque, ecco, oggi, adesso, è previsto l'intervento del geologo Andrea Dignani, poi di Paolo Ciarimboli, che è un agricoltore biologico, nostro associato di Pergola, Franco Trinca, lo conoscete, dell'associazione OGM, e Loris Asoli della Res Marche. Res Marche è la rete di economia solidale delle Marche. Io darei velocemente la parola al geologo, anzi Alberto doveva fare il moderatore nel pomeriggio. Dov'è Alberto? Porca miseria! Allora fa sempre. Non vieni? No, va bene. Prego. No, grazie a tutti per questo gradito invito. Quindi affronterò il io farò il mio intervento, poi se qualcuno vuole far dibattito, insomma. E quindi affronterò il discorso, la questione delle scarpate stradali dal punto di vista geologico, geotecnico e progettuale, su quello che è anche e soprattutto la mia esperienza di interventi di ingegneria naturalistica. Quindi noi abbiamo gli stesti, normalmente vengono appunto dalle scarpate, ma la scarpata stradale, cioè la strada e un versante, perché stiamo parlando di versanti, è comunque un'alterazione, oltre, ti ha spiegato meglio di me, un'alterazione dal punto di vista ecologico o di reti di connessione, però innanzitutto è un'alterazione sullo stato fisico del suolo. Innanzitutto l'alterazione è che ovviamente una strada normalmente passa di traverso, quindi a mezza costa normalmente, quindi è un'interruzione sul deflusso superficiale delle acque o subsuperficiale, quello che il deflusso che ovviamente non il deflusso di falda profonda, ma quello che avviene sotto nel suolo. La seconda alterazione deriva dal fatto che comunque uno sbancamento, soprattutto a monte, e invece un riporto a valle causano un'alterazione geomeccanica. A monte si crea una decompressione, vale a dire manca del terreno, sostenere alto il terreno, e quindi anche qui c'è un'alterazione. A valle, se noi quel terreno di monte lo portiamo a valle, c'è un incremento di carichi, quindi anche questo c'è un'alterazione geomeccanica. E ovviamente, anche se intuitivo, però per molti non lo è, soprattutto chi ci amministra o chi ci prova, l'alterazione soprattutto di questi dissesti superficiali o subsuperficiali si può contrastare con la vegetazione. Nei casi più di dissesti più importanti, la vegetazione, detto francamente, non può bastare,
e dobbiamo intervenire con l'ingegneria civile, la geotecnica spinta, ovvero elementi in cemento armato, pali in cemento armato trivellati, quando il dissesto è, oppure nel caso di scarpate rocciose, allora chiodature, reti paramassi, eccetera. Quindi in realtà quello che affronteremo, quello che affronterò adesso, non è chiaramente il classico discorso da geotecnico o da impostazione ingegneristica, che sono comunque dissesti importanti che attentano proprio alla vita umana, ma tutti quei dissesti che poi sono la stragrande maggioranza che vediamo adesso le nostre scarpate, tutte quelle franette che comportano, oltre al dissesto stesso, quindi l'alterazione della viabilità, anche la perdita di suolo agrario, perché comunque è un testimonianza del deflusso superficiale esasperato che produce appunto il dissesto. Negli interventi di ingegneria idroistica noi possiamo dividere gli interventi in tre grandi famiglie, che sono le opere di stabilizzazione superficiale, per esempio tra virgolette le bombe che si è lanciate poco fa, quindi potrebbero rientrare nella stabilizzazione superficiale, quindi lo strato erbaceo spontaneo o aiutato con geotessuti o magari in alcuni casi un po' più spinti con elementi di plastica, si chiamano georeti tridimensionali, queste cose. Quindi servono per stabilizzare la superficie, perché un terreno nudo, oltre alle alterazioni geomeccaniche, abbiamo detto, della decompressione, del flusso, in realtà il terreno nudo ha anche l'erosione della pioggia battente. La goccia d'acqua che precipita, no? Quindi nella geomorfologia si chiama splash erosion, l'erosione della goccia, che di fatto sono ovviamente una singola goccia, ma tante migliaia, milioni di gocce vanno a dissestare quello strato superficiale di terreno e mettendo a nudo quello inferiore che è ancora più vulnerabile, e così via. Poi le opere di sostegno, cioè quindi andiamo a contrastare le spinte del terreno in modo attivo, e le opere di drenaggio. Ovviamente abbiamo detto che le alterazioni, un'alterazione importante è quello che del deflusso superficiale delle acque, quindi in qualche modo dobbiamo gestire il flusso delle acque in modo che non causi problemi ulteriori. Questo è quello che vi dicevo sulle alterazioni. Questa qui è una simulazione al computer che ho realizzato, tra l'altro per un progetto, su quello che è il deflusso superficiale. Dalla topografia si possono dedurre quelle che sono le linee massima pendenza e quindi ovviamente la linea di deflusso e di scorrimento superficiale o subsuperficiale, quindi dove c'è un condizionamento attivo della topografia. Questa è un'analisi, questo qui è un'analisi areale, poi sono analisi più particolari, servono per capire se ci sono delle linee di flusso idrico concentrate, laminari, divergenti, convergenti, e concentrare gli interventi sulla base del risultato dell'analisi idrologica e superficiale. Queste sono, quando parlavamo del dissesto superficiale o comunque dissesto in genere, bisogna classificarlo. Queste sono una classificazione diciamo abbastanza didattica, semplificativa, ci sono delle classificazioni molto più articolate e approfondite nella geotecnica, però per intervenire la prima cosa è capire il dissesto. Scusate, comprendere il dissesto vuol dire comprendere la dinamica, quindi il movimento del terreno. Nell'aspetto invece più geotecnico, capire come vanno le forze di spinta. Sulla base di queste, quindi dalla tipologia, dal tipo di movimento atteso, si può tarare, si può progettare intervento di sistemazione. Ovviamente l'intervento deve essere assolutamente coerente
nel contrastare quel tipo di movimento. Quindi non tutti gli interventi possono andare bene, non tutte le analisi possono essere esportate. Ogni analisi è a sé. Questi sono due casi, tra l'altro a Sera Petrona un po' di tempo fa, e circa un mese fa, all'inizio di questo mese, stavo in agriturismo sopra Mercatello, ritornando, sono passato per Fratellosa a cercare le maioliche, e quindi a Sant'Ippolito ho trovato questo dissesto fresco, appena nato, diciamo. E l'ho riprodotto qui perché la caratteristica di questo dissesto nasce esattamente in quella porzione di terreno dove non c'è alcuna vegetazione se non quella superficiale erbacea, dove c'era delle vegetazione, comunque il terreno comunque ha avuto una sua tenuta, invece in questo caso assolutamente no. Lo stesso a Sera Petrona, dove c'è il primo è uno scivolamento rotazionale, il secondo, quello a Sera Petrona, ovviamente sono un dissesto invece superficiale. Quindi questi due dissesti in realtà andrebbero trattati con due tipologie di intervento ben distinte. Io ho inserito anche che comunque le attività di ingegneristica, quindi io mi occupo della funzione più progettuale, poi servirà il botanico per fare la scelta di tipologie di piante o cespugli che possono essere inseriti nell'intervento coerentemente con quello che è la vegetazione dell'area, del sito. E ovviamente in questo caso, oltre alla funzione strutturale di sistemazione, l'intervento deve soddisfare contemporaneamente anche il ripristino della continuità vegetazionale, oppure il fatto che comunque ha la funzione di tappone, quindi depurazione delle acque superficiali da quello che sono inquinamenti su tutto gli nutrienti agricoli. Quindi in realtà l'intervento di ingegneria turistica deve assolvere a più obiettivi contemporaneamente. Ovviamente il primo, quello funzionale, strutturale di messa in sicurezza del dissesto. Altri si possono aggiungere sulla base del grado di qualità, per esempio, del contesto territoriale. Questo è un intervento progettato qualche anno fa nel Montelago di Sassoferrato, un intervento di stabilizzazione superficiale e opere di sostegno. Qui c'è un sentiero sulla base che va a sinistra, un sentiero di montagna, quindi il progetto era la sistemazione e la valorizzazione di sentieri per il trekking e altri sentieri per la mountain bike. In questo caso l'intervento ha avuto la funzione di stabilizzare, perché l'intervento che vedete in basso è una planificata, quindi l'intervento serve per trattenere, quindi contrastare una certa spinta del terreno che era franato sul sentiero, quindi l'accesso al sentiero è stato ripristinato, ma per prevenire che ulteriori sesti comunque vadano a occupare il sentiero, sopra vedete quella copertura, la copertura di tessuto di juta poi fatta aderire con forza, con paleria, chiodata, serve per, appunto, per impedire ulteriori sesti, per esporre naturalmente il terreno al recupero vegetazionale. Tra l'altro in questo caso avevamo nel gruppo una naturalista che fece una scelta di semi che vennero dati a spaglio, e adesso è tutto. In questo caso c'era anche l'obiettivo di recuperare anche lì, coperto, sommerso da questi dissesti, un vecchio fontanile del paese che poi, se non altro, non avevamo altre risorse per fare un restauro, però comunque abbiamo scoperto quello che era una cosa antica per gli abitanti. Anche qui siamo sempre a Montelago, qui sempre sulla situazione dei sentieri. In sinistra vedete l'intervento che è tronco, cioè nella parte sinistra non è stato continuato, e la parte sinistra è dissestata, non è un dissesto grave, però è significativo vedere da sinistra a destra, come la destra comunque ha una sua
un suo ordine e una sua stabilità, sinistra no. Perché? Perché c'era il vincolo inderogabile per la provincia della fascia di rispetto di 3 metri e che impedisce, almeno allora impediva, di proseguire l'opera fino al ciglio della strada, una strada che è frequentata di una macchina ogni 2 giorni, più o meno. A destra invece intervento, questa qui è un sentiero funzionale per i trattori per recuperare il legno, quindi una strada che è a 1000 metri, sarebbe in quota, questa strada quindi dove doveva supportare il peso di un trattore, c'era un'erosione perché c'era una linea d'acqua, ecco, qui l'analisi idrologica ci ha fatto scoprire che c'era una linea d'acqua, uno scorrimento in mezzo al bosco concentrato, quindi la linea d'acqua è stata spostata leggermente a monte con dei massi, e l'intervento è stato anche questo, però un intervento piuttosto pesante, consistente di impaleria e massi, appunto per resistere al peso di un trattore. Questi invece sono un intervento ultimato proprio una settimana fa dentro la riserva Ripa Bianca di Iesi. Questo è una palificata a sinistra, a destra una gradaviva, e questo qui è il sentiero di accesso alla riserva. Sentiero di accesso alla riserva che ha subito delle erosioni nelle sondazioni del 2011. Dal 2011 siamo riusciti a prendere i fondi adesso. Il fiume è tracimato e ha invaso la riserva e ricadendo sotto la strada ha creato queste profonde incisioni, profonde anche 8 metri. Tutto è stato ricoperto, tutto quanto è sistemato, ma che tra l'altro limitava anche l'accesso alla riserva stessa. In questi interventi, poi in questi giorni, è stato la ditta è intervenuta nell'inserire degli arbusti scelti dalla direzione della riserva stessa. L'ultima questione è i drenaggi. I drenaggi normalmente, quindi la gestione delle acque superficiali, ovviamente che noi andiamo a alterare, però dobbiamo alterare in modo opportuno, cioè ovviamente che non creino ulteriori dissesti. Questi sono 2 esempi, uno di Bianca e l'altro preso su un mio viaggio studio in Sicilia. E ovviamente le classiche sistemazioni che vedete ai bordi delle statali o delle autostrade sono con elementi di cemento prefabbricati, però nei contesti naturalisticamente di qualità si può lavorare con la paleria, si può lavorare con i masti, si può lavorare con legno e soprattutto con delle essenze, con delle piante, con degli arbusti. Anche qui il ridimensionamento e soprattutto la direzione di dare all'acqua di scorrimento che noi dobbiamo comunque in qualche modo gestire e allontanare dal dissesto che essa stessa ha provocato, anche in questo caso si fa con un'analisi topografica, un'analisi idrologica. Un ulteriore utilizzo delle tecniche sono, visto che molto spesso a sinistra troviamo comunque scarpate sistemate con cemento, con massi di cemento, ora, e il caso si è presentato sempre in Bianca, dove l'erosione ha scoperto dei cubi di cemento che erano stati chissà forse messi 10-20 anni fa sotto la strada per recuperare il dissesto, in questi casi bisogna valutare se vale la pena rimuovere il cemento, vale la pena perché comunque le energie per fare quel cemento, per fare quei blocchi di cemento sono state comunque spese, la CO2 è stata già immessa, se noi togliamo il cemento non possiamo recuperare comunque la CO2 immessa. Quindi
in molti casi si potrebbe preferire il mascheramento, anche perché poi dopo abbiamo situazioni consolidate, quindi dal punto di vista geotecnico il terreno comunque ha recuperato delle sue caratteristiche geomeccaniche, si è assestato con questo tipo di intervento. Quindi in questi casi potrebbe essere opportuno, come abbiamo scelto a Riva Bianca, il mascheramento, e quindi non è un intervento di tipo poco naturalistico, un pochettino più estetico. Dopo si fanno anche i conti con le risorse economiche che si ha nel progetto. E quindi nel progetto Riva Bianca, per esempio in basso a destra, l'immagine, i cubi sono stati poi ripuliti, il terreno è stato costipato, poi il mascheramento è consistito in una paleria inchiodata e un ricopimento con talè di terreno preso sempre nel sito. Questo è un approccio, chiamarlo estetico, però estetico nel recuperare qualcosa che qualcun altro ha fatto in precedenza. Ben diverso i casi, per esempio, di ingegneria elettronistica, quando di un intervento nuovo, no? Quando viene appunto la diagnostica è di carattere esclusivamente estetico, allora chiaramente l'intervento è pretestuoso, si dice che è l'intervento verde, in realtà siamo a puro estetismo e in quei casi magari bisogna essere un pochettino più critici su quello tipo di scelta. In questi casi invece, i casi di opere persistenti per esempio da anni, potrebbe essere invece una scelta opportuna per finalizzare e ottimizzare anche tutti gli interventi e le risorse disponibili. Io ho concluso, questo qui è un intervento che abbiamo realizzato a scopo didattico qualche anno fa nella riserva dei Calanchi di Atri, e in alto a sinistra vedete l'immagine dell'intervento appena concluso, e in basso a destra una recente immagine dove l'intervento si sta, anche in questo caso, a recupero una scarpata funzionale alla creazione di un piano per le attività didattiche del centro della riserva, quello è il piano a sinistra. Vedete a destra il piano è stato recuperato alla base dell'intervento sono stati inseriti dei tavoli appunto per le attività ricreative e didattiche del centro di educazione ambientale. Io ho finito e vi ringrazio. Grazie. Paolo, tocca a te. Paolo Ciaripoli, produttore biologico da 25 anni. Da base, 27 anni, a Pergola, Montagliate di Pergola, e nostro socio da parecchi anni. Posso parlare senza microfono? No, non si sente. Sì. È meglio col microfono. Su, dai, non fa sempre il contadino. Allora mi sento più. Sta il commendato. No, è che io me le scrivo le cose perché non è che tutti i giorni faccio degli interventi di questo genere, però mi è stato chiesto di parlare sull'informazione all'agricoltore dal punto di vista di un agricoltore. E mi sembrava importante dare il punto di vista di chi ci vive, di chi ha il reddito che proviene dall'agricoltura e ha solo quel reddito. Io vorrei dire una cosa subito, cioè da che io ricordi l'informazione in agricoltura è stata data dai commercianti, cioè sono i consorzi agrari, i rivenditori vari che ci danno le informazioni, che sono poi quelle aziende che hanno impiegato la gran parte dei periti agrari e dei agronomi che hanno studiato negli anni. Gente che chiaramente fa il suo lavoro, deve vendere, che per esempio vende il glifosato come acqua salina, perché queste sono le informazioni che gli vengono dalle multinazionali eccetera, che deve vendere. Io vorrei che da questo punto di vista venisse considerata la ignoranza degli agricoltori, la sbandierata ignoranza, perché poi è un'ignoranza, cioè nel senso di ignorare
non conoscere. Però da quello che sento dire qui di gente che non conosce ce n'è tanta, insomma. Mi sono segnato delle cose perché è curioso che proprio nelle Marche abbiamo un primato. E vi leggo testualmente da un libricino che ho ritrovato. A Iesi, l'abate Rinaldi promosse una scuola pratica di agricoltura aperta a tutti. Negli anni successivi si concretizzò l'idea di costituire ufficialmente le cattedre ambulanti per l'agricoltura. La loro affermazione definitiva nelle Marche fu alla fine del 1800. È evidente che l'informazione era importante, perché l'agricoltura era un settore economico importante. Nazareno Strampelli, tra i primi genetisti d'Italia, è un marchigiano. E lui è nato nel 1866. Perciò il concetto è questo, cioè l'agricoltura in questo momento non conta niente, economicamente non conta niente, e credo che è da questo punto che dobbiamo partire. Credo che ci sia un problema fondamentale: lo scollegamento del cibo che si consuma ogni giorno con la sua produzione. Quello che avverto quando vendo i miei prodotti, perché con la mia piccola azienda, io e mia moglie viviamo vendendo i prodotti direttamente. Chiaro, insomma, non sarebbe molto facile farlo con un altro tipo di agricoltura, perché abbiamo poca terra e viviamo in alta collina. 10 ettari di superficie agricola utilizzata, tanto per essere chiaro. Perciò vivo questa, come venditore, perciò oltre che produttore, vivo questa che chiamo cultura del supermercato. Per esempio, ogni anno devo fare le trecce di aglio che vendo sempre più piccole, perché la gente non sa più che si mantiene per tutto l'inverno. I vecchi che me ne compravano anche due grandi non ci sono più, sono morti. E questo insieme di cose mi fa molto male. Per esempio, mi accorgo che anche il prezzo del grano, nessuno sa quanto 100 kg di grano costano dal produttore, cioè il valore di 100 kg di grano, cioè della base della nostra alimentazione per una famiglia per minimo un mese. Io ve lo dico perché credo che poca gente qui lo sa, forse sicuramente gli agricoltori. In questo momento tra i 20 e i 25 euro al quintale, cioè 100 kg di grano. È quello che pagano voi? Esattamente. Però i miei, non biologico, però io parlo in generale, parlo di dell'agricoltura in generale, che è quella poi che... Allora, io ho degli amici vecchi, anziani, per esempio, che mi dicono che negli anni 50 con 100 kg di grano si pagava un operaio specializzato, tipo un muratore, per circa 2 giorni di lavoro. Calcolate comunque che le produzioni fino agli anni 80 sono aumentate di 3 volte, calcolate però che c'era la mezzadria, e vedrete che il prezzo in base al potere d'acquisto, comunque nonostante l'aumento di produzione ettaro sia triplicato, il prezzo del grano, cioè della base della nostra alimentazione, è calato di 10-12 volte. Spero di chiarire alcuni aspetti, perché io so che il problema principale è che il mondo della città, ma attenzione, non parlo anche qui nei paesi, non si conoscono più queste dinamiche. Non è che la città come metropoli, cioè proprio la città intesa come cultura cittadina. Questa è una cosa che mi fa, credo che vada un po' divulgata. Queste dinamiche, praticamente siamo passati dagli anni 50 di media, parlo di media, dai 15 quintali ai 45 di adesso. Attenzione, poi dopo ci arriviamo, perché un attimino ho sviluppato questa cosa in base a delle letture che mi è capitato di fare. L'altra cosa che chiedo sempre a tutti è se si conosce il prezzo di un telefonino. Tutti sanno che il telefonino più economico,
a un prezzo di 40 euro circa. Nessuno sa, per esempio, che un certo chilo di grano valgono 25 euro. Cioè, sono dinamiche un po' particolari. Questo mi serve per arrivare ad altri discorsi. Questa è un po' una prefazione. Un'altra cosa che mi dà molto fastidio è che sta passando questa informazione che c'è un ritorno all'agricoltura, che c'è un nuovo avvicinamento alla produzione agricola. Abbiate pazienza, ma queste sono balle, enormi balle, perché l'accesso alla terra, perché la conoscenza di questo lavoro non si produce né con una scuola né con pochi mesi di lavoro, ci vogliono qualche anno. E i figli degli agricoltori, e questa è l'unità di misura, vorrei che si capisse, i figli degli agricoltori, cioè coloro che hanno già sia i mezzi sia la terra disponibile, scappano, vanno via. E siccome ho tre figli, il più piccolo ha 21 anni, mi ci dà anche abbastanza fastidio, perché scapperanno, nonostante la mia passione, nonostante che viviamo abbastanza bene, nel senso che tutto il nostro cibo siamo completamente autonomi, autosufficienti, perciò e mangiamo, credo, il cibo in casa, il cibo più buono che si possa trovare in assoluto. Scappano per un semplice motivo. Ecco un altro esempio. Per esempio, io adesso vi dirò che noi siamo in 5 in famiglia e abbiamo 3 macchine, e per una mentalità di un certo tipo, ambientalista diciamo, ma comunque non rurale, questa è già un'esagerazione. 3 macchine in 5 è tanto. Questi ragazzi, ogni movimento che fanno devono usare una macchina, non c'è altra possibilità. Loro, nei confronti di chi vive, cioè dei loro coetanei, amici che vivono nel paese, sono svantaggiatissimi. Mia moglie dice sempre: basterebbe così poco, ci hanno dato la riduzione sulla tassa dei rifiuti perché abitiamo a oltre 4 km dal bidone dell'immondizia più vicino, che ci levino almeno il bollo annuale della macchina, basterebbe così poco. Però 3 macchine, potete immaginare che costo hanno, con 5 km di strada bianca, oltretutto grazie alla crisi non più curata da anni. Pensate quale disturbo crea e quale problema economico, perché qui si parla di manutenzione delle macchine, spese grosse, insomma, e sono 3. Cioè si stanno già loro barcamenando nell'uso delle macchine per poter uscire. Sono ragazzi di 20 anni, scapperanno dall'agricoltura, ovvio, eppure abbiamo tutto, abbiamo la terra e abbiamo i mezzi e anche le conoscenze per farlo. Vi potrei fare tanti esempi, no? Per esempio, ne prendiamo uno di cui si parla tantissimo, la faccio brevissima, si parla tantissimo e che non se ne esce da sto problema. Cioè abbiamo il problema dei cinghiali. Da 20 anni abbiamo fatto una proposta precisissima: in caso di danno in cui le guardie preposte, quelle provinciali, rilevano una perdita economica, ci venga data la possibilità, attraverso trappole che non fanno del male, catturano l'animale da vivo, ci venga data la possibilità di farlo noi, di catturarlo. Siccome il problema dei cinghiali è un problema economico, nel senso che ormai è un business, nel senso che la carne di cinghiale è venduta dai cacciatori, perciò oltre rifarsi il costo della licenza di caccia, ci stanno facendo qualche soldino, ma è anche un bel divertimento per loro, perciò sono tanti, fanno forza, automaticamente noi non abbiamo una risoluzione. E sapete che i contributi non valgono mai in nessun caso, perché il contributo, in qualsiasi forma sia dato, si presta troppo facilmente a illegalità. Dove ci sono dei denari pubblici c'è subito la mafietta locale, abbiate pazienza, però questa è la realtà. Perciò abbiamo proposto questa cosa, e sapete di che cosa siamo stati tacciati? Di volerci far giustizia da soli. E questo non dai cacciatori, questo da gente che magari, non so, ambientalisti, che non capiscono il reale problema.
che non lo conoscono perché sono distanti da questo problema. Il mondo dell'agricoltura è veramente distante dal mondo della città. I lupi sono diventati animali, sono quasi come i cani, perché alle 2 del pomeriggio ti passano 3-4 metri di distanza. Ci sono persone che magari per fare una foto, per piacere, che poi capisco anche, gli danno da mangiare d'inverno, perché i lupi sono belli. E vi farei vedere cosa succede dopo un passaggio di lupi nel mio gregge, cosa è successo, e vi farei vedere le immagini, perché è pesante. Io sono per i parchi, ben inteso, ma c'ho delle buone idee, per esempio, anche per quella questione lì. Ma chi ci ascolta? È troppo distante, anche il mondo ambientalista è troppo distante dal mondo agricolo. L'ultima. Alcuni anni fa mi è arrivata una lettera: guarda che se tu vuoi ricevere, vuoi essere in regola e vuoi, in caso di danneggiamenti al tuo allevamento, vuoi ricevere delle sovvenzioni, devi attenerti a questi vincoli, avere i recinti di questa dimensione fatti in questo modo, eccetera eccetera, tenere almeno numero uno cani ogni 50 pecore di razza, eccetera eccetera eccetera, insomma diverse cose, perché noi siamo pieni di vincoli e voi non potete, nessuno può saperlo, però ricordatevi sempre il dato che l'impiego in agricoltura è in calo continuo. Credo che sia una buona unità di misura da tenere presente. Bene, mi arrivano le forestali l'altro giorno e mi dicono: guarda Paolo, però sono bravi e li conosco, per fortuna sono bravi questi. Guarda Paolo, che ci sono dei ciclisti che si sono lamentati perché i tuoi cani danno fastidio sulla strada. Per accedere ai vari pascoli devo passare con le pecore per la strada. Ho fatto: ragazzi, come facciamo? Qui c'è una lettera dell'ASUR che mi impone di tenere i cani, e di quel tipo. Alla fine siamo addivenuti, per fortuna perché sono bravi, al compromesso di che io li tengo chiusi solo il sabato e la domenica, perché io ho detto: allora perché li devo tenere sti cani? Questa è la queste sono le dinamiche continue. Avrei da scrivere un libro nei miei 25 anni di agricoltore. C'ho un libro di assurdità da scrivere, volendo. Queste sono le dinamiche, e queste dinamiche allontanano. Perciò per me è una fatica grossissima, per me che non ho mai usato prodotti chimici di sintesi, è una fatica grossissima colpevolizzare gli agricoltori, che tra l'altro sono appunto i primi a morire di pesticidi. Però appunto, chi sono gli agricoltori? In questo momento sono pensionati, part-time e contoterzisti. I contoterzisti sono in realtà gli agricoltori ufficiali. Cioè, gli agricoltori ufficiali sono i contoterzisti. Io non so a che livello di conoscenza siete voi, se mi devo, non posso dilungarmi però a spiegare certe dinamiche, ma dovete capire che gli agricoltori ufficiali sono quelli che mettono in pratica i dettami della politica agricola industriale, cioè massimo profitto nel minor tempo possibile. Sono delle macchine, sono delle persone, sono degli operai, sono delle persone subordinate a quella politica agricola industriale. O ci mettiamo questo nella testa, oppure non possiamo capire perché fanno i disastri che fanno. Perché bisogna capire. Bisogna capirli, perché quando si parla di non fare i fossi oppure di lavorare la terra fino al bordo stradale, senza, bisogna capire che questi devono correre il più possibile, perché l'unica possibilità che hanno per racimolare qualche soldo, perché vi assicuro che non stanno bene, lavorano 12-13 ore al giorno per pagare tutti quei mezzi e tutti i mezzi tecnici acquistati all'esterno dell'azienda. Questa gente qua non è da demonizzare. Certo, ci vuole informazione. Quali informazioni pretendiamo con una politica agricola industriale? Perché tra i macro interessi commerciali globali e locali, tra la
poco lungimirante capacità di evoluzione scientifica da parte delle scuole agrarie, ancora rivolte a quel modello economico, perché attenzione, la scuola agraria sta insegnando questo modello economico di agricoltura, giusto? Posso confermare? Lo conferma il professore del Politecnico. Abbiate pazienza, ma io devo riprendere il filo. E anche per la totale inconsapevolezza degli amministratori, che soffrono di quei modelli di insegnamento e di una generale distanza cittadina, quella che dicevo prima, dai reali problemi di chi vive nel e del mondo rurale. Eppure proprio gli scienziati, e mi riferisco ai recenti testi dell'ONU, questo mi è capitato di leggere ultimamente, alcune parti del trattato della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo. Io mi sono preso, ho avuto la fortuna di parlare inglese, ma mi sono letto alcune cose e ve le vorrei leggere testualmente come sono scritte. Cioè, questo mi servirà poi, capirete perché dico queste cose, leggo queste cose. Perciò l'ONU e la FAO, attraverso i scienziati e queste conferenze, ci stanno dando informazioni precise. Ve la leggo testualmente. È l'agricoltura ecologica che mostra il potenziale di ridurre la povertà, aumentare la sicurezza alimentare e ridurre l'impatto ambientale del settore agricolo. Ancora, questi modelli indicano che l'agricoltura organica ha il potenziale, organico è il termine per dire biologico a livello internazionale, inglese, ha il potenziale di assicurare il cibo a tutta la popolazione mondiale come l'agricoltura tradizionale fa oggi, solo con un minore impatto ambientale. Gli stessi scienziati ci danno tante informazioni sulla correlazione tra agricoltura e riscaldamento globale ed effetto serra. Non sembra però questo sia una priorità nella divulgazione di notizie o che sia una tematica ritenuta molto importante dai media, come se l'ambiente non sia direttamente collegato con la nostra economia. Non ho detto salute, ho detto economia. Ci dicono che per produrre una tonnellata di azoto sintetico, si è parlato anche di questo stamattina, se ne producono 5 di anidride carbonica, gas effetto serra. Azoto sintetico, azoto. Molti sanno di cosa parlo, ma non so se è il caso di mettermi. È il principale fertilizzante che si usa in agricoltura, è un concime. Quello poi dei nitrati nell'acqua, eccetera. Ci dicono che allo stesso tempo, a livello globale, il consumo di fertilizzanti azotati negli ultimi 40 anni, lo stesso periodo, dagli anni 60 adesso, è aumentato di 8 volte, mentre la produzione di cereali, parlo a livello globale, è scarsamente duplicata. Se torniamo nelle Marche ci accorgiamo che dagli anni 50 le rese ad ettaro di cereali sono aumentate di circa 3 volte, dal 15 al 45, me l'ero anche scritto, Franco, a ettaro. Ma questo è successo fino agli anni 80, perché da allora la produzione media è rimasta la stessa, giusto? O nel tuo campo. Ma di quanto sono aumentate le spese dell'agricoltore per l'acquisto di fertilizzanti chimici negli ultimi 30 anni, cioè dagli anni 80 ad oggi? Non so quanti agricoltori ci sono, ma gli agricoltori lo sanno bene, sono aumentate tantissimo. L'unità di misura per calcolare la reale salute del mondo agricolo è la continua decrescita del numero di aziende. Ed è il motivo principale, la scarsa resa economica. E direte, ma ce l'ha con l'economia. Ora, se volete sapere, è perché io guadagno poco. Ora, se volete sapere cosa ne penso di tutto questo, e sicuramente è solo la mia personale opinione, non ho la minima fiducia in un cambiamento dell'informazione in agricoltura. Non ci credo. Anzi, le informazioni sono già troppe contrastanti. Cioè, abbiamo quelle degli scienziati dell'ONU e della FAO, figurati se è passato questo messaggio minimamente. Non ci credo. D'altronde non riesco neppure ad attribuire le colpe.
Mi sembra che gli enti, le amministrazioni, i sindacati sono tutti presi dai rendiconti e dai bilanci, perché c'è poco da fare, se i bilanci non sono a posto non siamo credibili. Anche le scuole, c'è da pensarci un attimo, anche le scuole con la riforma dell'autonomia sono diventate delle mezze imprese, il direttore didattico si chiama dirigente scolastico e anche lui deve realmente tenere i conti a posto, pena ripercussioni severe sulla sua attività, cioè... Lo so perché collaboro con una scuola per delle attività multifunzionali alla mia azienda agricola. Ricordo ad un'ultima assemblea del mio sindacato il rettore del Politecnico che nel suo intervento, era tra i primi insieme alle autorità, dichiarava la sua completa disponibilità a ricevere consigli e proposte dal mondo dell'agricoltura, anzi le auspicava. Per poi andarsene, come anche le autorità, dopo il proprio intervento e perdendo così l'occasione di ascoltare la voce di chi veniva dopo, cioè gli agricoltori, cioè la vera voce dell'agricoltura. Un altro amministratore fece un discorso impeccabile sulla crisi e sull'economia in relazione alla globalizzazione, ma non ricordo abbia dato delle soluzioni. Perciò ammiro molto Carlo Petrini di Slow Food quando dice liberiamo la biodiversità globale, portiamo la biodiversità a livello internazionale, nel mondo. Io credo che questo forse sia l'unica soluzione per fare informazioni. Non voglio lasciare un messaggio pessimista, appunto le parole di Carlo Petrini sono invece, mi sembrano molto ottimiste, però vedo dei cambiamenti precisi. Sono 30 anni che organizziamo convegni e promuoviamo il cibo biologico, ne parlo come socio della Terra del Cibo. Per assurdo la crisi economica con il suo calo generale dei consumi ci ha portato più beneficio di tanti sforzi passati. Il consumo di prodotti biologici sta aumentando 8-10% all'anno. Eravamo considerati produttori di nicchia, anzi peggio, sembrava che producevamo per le élite, per i signori. Questo ci è stato detto per 20 anni. Un cambiamento lo vedo anche tra gli agricoltori. E adesso vi vorrei portare un esempio semplice, però molto indicativo, perché riporta del modo di pensare di un agricoltore, degli agricoltori. Ero per strada e parlavo con un altro agricoltore socio Terecero, di cui non farò il nome, che mi raccontava che passava col carro pieno di letame del suo allevamento e il suo vicino, agricoltore convenzionale, faceva tutte le scene perché si tappava il naso, puzzi, eccetera, eccetera. E lui gli ha detto, ha fatto guarda, a te ti fregano quando vai a comprare la semente, quando compri il fertilizzante, quando compri tutti i vari antiparassitari e diserbanti e in più ti fregano quando gli vai a vendere la roba. A me, Bruno, lo fregherà una volta sola. Bruno è il presidente. Però cercate di capire questo modo di pensare. E qui, secondo me, c'è la soluzione. Su queste semplicissime parole c'è la soluzione. Pensate se la gente cominciasse a capire che fare agricoltura biologica si risparmia. Che gli agricoltori capissero questo, che oltre al contributo si risparmia. Eccola la molla. Non credo nell'informazione ambientalista, non credo, sono 20 anni che lo facciamo, non funziona, cioè non ce la facciamo, continuiamo a farlo anche oggi, facciamo delle imprese bellissime, mi piace tantissimo la premiazione delle azioni virtuose, è bellissima sta cosa, io mi impegno personalmente nelle scuole per dire a fare questa attività, ci provo, ma so quanto limitato è l'effetto reale. Non vi spaventate perché questi fogli quasi finiti. Per esempio, si è parlato dell'assurdità
di dover difendere le proprie coltivazioni bio dall'inquinamento di deriva della chimica dei confinanti agricoltori. È un'assurdità, cioè noi agricoltori biologici dobbiamo mantenere una fascia di rispetto nei confini a rischio dall'inquinamento di deriva degli agricoltori esterni, convenzionali. Non loro che devono stare attenti. Non so se rendo l'idea. No, ma questo è normale. A parte che non saprei neanche come fare, però è assurdo. Come la risolviamo queste cose qua? Tutte queste dinamiche, come le risolviamo? Invece di punire, premiare le azioni virtuose. Questo sì, questo mi sembra una bellissima cosa. Una frase anche bellissima, mi sembra molto indicativa, non so se conoscete Wendell Berry, era è un agricoltore, ma era un giornalista, ha scritto tantissimi libri. Diceva lui che mangiare è un atto agricolo, cioè è una frase ripresa da Slow Food e da Carlo Pedrini. E quando gli chiedevano cosa può fare chi vive in città di positivo per l'agricoltura e il declino della vita rurale, lui rispondeva: mangiare in modo responsabile. Secondo me questa è la chiave. Questa è la chiave di svolta. Ci arriveremo forse. Richiedere cibo, come dice Slow Food, buono, pulito e giusto, cambierà il mercato e di conseguenza l'atteggiamento dei mezzi di informazione e delle priorità che si daranno agli enti e le amministrazioni. Principio economico, a domanda offerta. L'attività concreta, individuale o di gruppo come nei gas, e qui io mi sento, cioè io ho visto con la formazione negli ultimi 10 anni, 15 anni, dei gruppi di acquisto solidale, ho visto un reale cambiamento, cioè io non ho più il minimo problema di piazzare i miei prodotti, potrei raddoppiare, forse triplicare le mie produzioni, non posso farlo proprio perché cambierei gli assetti proprio ecologici, anche, cioè di tutta la mia azienda che ha una struttura ormai consolidata che non è così facile cambiare, ma questi sono discorsi un po' troppo tecnici. Perciò formiamo dei gas, dei gruppi di acquisto solidali. Acquistiamo in maniera consapevole i nostri prodotti. Io mi sono scritto anche delle cose precise, cioè l'agricoltura e l'allevamento industriale sono una blasfemia, un'imprecazione contro la cultura e la dignità nostra e di tutto il creato. Sono anche antieconomici, perché l'efficienza, l'ordine del metodo di produzione sono vanificati dal disordine sanitario. In questo modo è automatico che la priorità sarà costruire un'agricoltura su piccola scala e multifunzionale. Attenzione, perché questa parola agricoltura su piccola scala e multifunzionale è il futuro dell'agricoltura, ma non lo dico io, lo dicono sempre gli stessi scienziati che dicevo prima della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, l'UNCTAD. In particolare, se lo volete cercare, si chiama Svegliamoci prima che sia troppo tardi, Wake up before it's too late, cioè andatelo a cercare se potete, leggetelo. Questo è il futuro, questo è un termine internazionale che poi è il termine che definisce quella che noi qui in Italia chiamiamo agricoltura contadina, di cui stiamo facendo delle proposte ben precise, stiamo cercando di elaborare proprio una legge. Ci arriveremo forse. Io credo che questo sia la base, cambiare quel concetto, quel paradigma di agricoltura industriale. Non è sostenibile in nessun caso e produce l'abbandono dei campi, oltre che i vari dissesti. Un'agricoltura che tende a considerare la salute del suolo, delle piante, degli animali e dell'uomo come una cosa sola. Un'agricoltura di questo tipo, con al centro il massimo dell'interesse scientifico e dell'innovazione per il bene comune, ma con un uso moderato della tecnologia, risponde alla richiesta di salubrità nostra, del cibo, dell'ambiente, del territorio che viviamo
e lasciatemelo dire anche della sua bellezza, perché se parliamo di turismo, se parliamo di ben vivere, dobbiamo metterci anche la bellezza, il bello, e l'agricoltura industriale non produce bello, ha tolto tutte le alberate, la cultura promiscua, ha tolto quello che c'era di bello ed era caratteristico della regione Marche. Riguardo alla scienza, al buon uso della scienza e al minor uso della tecnologia, credo di aver visto un esempio di questo genere nel terzo mondo, in un'azienda in cui c'era un laboratorio analisi del terreno, c'era un allevamento di vermi e perciò un compostaggio, ma fatto con tecniche moderne, c'era una biblioteca, perché poi era un agriturismo anche questa azienda, ma la terra veniva lavorata con le mucche. Io non voglio dire che dobbiamo tornare a lavorare con le mucche, ma che possiamo usare la scienza comunque con un basso impatto tecnologico. E questo credo che sia una cosa che possiamo solo richiedere quando facciamo la spesa. Io faccio un appello per dire di acquistare cibo in modo consapevole, biologico e locale. Grazie.